Chi ha avuto il coronavirus e necessita in seguito alla malattia di visite infettivologiche, pneumologiche, cardiologiche, neurologiche, fisiatriche o ematologiche non dovrà pagare negli ospedali della Lombardia grazie all'esenzione introdotta dalla Regione che entra in vigore in attesa che venga introdotta anche dallo Stato. Le esenzioni per le attività di follow-up post-Covid avranno il codice regionale D97 e riguardano anche le visite psicologiche. Le misure adottate nel pacchetto sanità rimborsano inoltre i cittadini del costo del tampone eseguito anche a seguito di positività ad un test sierologico privato. Il rimborso del costo del tampone avverrà direttamente alla struttura che effettua il test. La Regione inoltre ha messo a disposizione delle ATS 15 milioni di euro per assumere fino a 892 persone che saranno destinate al tracciamento dei soggetti positivi, ovvero alla definizione dei loro contatti e ad effettuare tempestivamente i tamponi. Ogni ATS, nel momento in cui identifica un focolaio Covid in una comunità chiusa come un ambiente di lavoro, un quartiere o un condominio, a fronte dell'evidenza di trasmissione del virus, provvederà all'esecuzione dei test diagnostici molecolari a tutta la collettività. Continua quindi il monitoraggio della diffusione del virus con l'impiego di più tamponi. Ora che l'emergenza Covid negli ospedali ha superato la fase acuta, ha spiegato Gallera, abbiamo la possibilità di eseguire un numero maggiore di tamponi sul territorio e ogni ATS attiverà settimanalmente degli approfondimenti epidemiologici individuando l'ambito territoriale che ha avuto il maggior numero di casi positivi nella settimana precedente, disponendo nelle zone dove risiedono i casi risultati positivi fino a 150 tamponi e valutando anche l'esecuzione del test sierologico.